Buonasera, bentrovati con il consueto appuntamento con Good Night Milano. Questa sera puntata speciale Municipi e infatti accanto a me l'ospite Alessandro Bramati, presidente del Municipio 5. Buonasera a tutti. Grazie per essere qui con noi. Allora, Municipio 5, cerchiamo di raccontare e circoscrivere un po' appunto il municipio dando delle coordinate ai nostri ascoltatori. Allora, Municipio 5 è la parte sud della città, i cui confini sono la linea dell'autostrada Milano-Genova, sulla parte ovest, la parte est è la via San Dionigi che arriva fino allo splendido borgo di Chiaravalle, che è parte del Municipio 5. A sud abbiamo il confine della città per cui opera il comune di Opera, mentre a nord verso centro città via Beatrice d'Este, insomma la circonvallazione più interna della città. Volendo, diciamo, segnalare quelli che sono quartieri più impegnativi, cosa ci potrebbe dire? Quelli, insomma, la cui gestione, se vogliamo, è più facile. Facciamo questo distinguo. Ma diciamo che tutta la città e anche gli ambiti territoriali sono molto eterogenei, ogni ambito porta le sue peculiarità e le sue criticità, evidentemente. Per cui, diciamo, in ambito di criticità, appunto, ognuno manifesta le sue. Abbiamo quartieri storici, perché la conformazione anche urbanistica ha destinato una parte considerevole anche del nostro territorio all'edilizia residenziale pubblica, non che questo determini necessariamente evidentemente le criticità, che sono Grattosoglio, quartiere Stadera, Spaventa, parte nell'ambito del Vigentino ci sono alcune case di MM. Ma anche banalmente verso il centro alcune delle criticità che si manifestano poi in maniera anche diffusa, tipo abbandono di rifiuti piuttosto che presenza nei parchi, diciamo po poco consone alla funzione di un parco, diciamo che sono abbastanza diffuse su tutto il territorio. Poi ripeto, ogni ambito territoriale evidentemente ha i suoi problemi, come anche tutto il suo valore, la sua espressione anche positiva. Siamo un po' al giro di boa, se vogliamo, sono 2 anni e mezzo di amministrazione, questo sguardo così, sono stati 2 anni intensi, immagino. Sì, 2 anni intensi, io devo dire affascinanti per la sfida, perché come sappiamo i municipi nascono con questa legislatura, nascono su un nuovo regolamento che è stato fatto. Nascono politicamente anche con quella che io definisco una contraddizione che è anche il suo valore, perché l'amministrazione centrale col sindaco Sala esprime un'area, se vogliamo confinarla ancora, di centro-sinistra, mentre i municipi, 4 sono di espressione di centro-sinistra e 5 di espressione di centro-destra. Questo io credo che nel panorama anche istituzionale poteva essere un'opportunità. Dopo 2 anni e mezzo dico poco sfruttata dal mio punto di vista, perché evidentemente ci sono battaglie anche di identità e di visione della città che ci contrappongono, ma ci sono tantissime cose invece che dovrebbero unirci per il bene dei cittadini. Spesso questo non accade e dispiace, insomma, il mandato del sindaco, quando ci siamo insediati, ci siamo incontrati, abbiamo comunque sempre manifestato la nostra disponibilità, una collaborazione fattiva. Questo in alcuni passaggi, e devo dire in termini anche di rapporti personali con alcuni assessorati, si concretizza, con altri oggettivamente, seppur con dei regolamenti che magari definiscono alcuni paletti, è un po' più complicato. Guardando al suo operato e quindi a questi 2 anni e mezzo, che cosa è andato di ciò che si era prefissato e ciò che ancora o non sarà, probabilmente non andrà in porto, insomma, mi dica lei quali sono le prospettive. Ma diciamo che sugli obiettivi di programma piano piano
stiamo cercando di realizzarli, quelli che sono, diciamo, più strettamente nelle nostre competenze, soprattutto in quegli ambiti dove, come dicevo prima, c'è un dialogo anche con l'amministrazione centrale che ci permette di portare avanti progetti ed idee. L'ultimo proprio di quest'ultimo periodo che traccia il tema della viabilità sull'asse Vaiano Valle, che è la zona, diciamo, più a est al confine col municipio 4, che appunto porta a Chiaravalle. Avevamo in programma, abbiamo fatto una delibera e adesso auspichiamo che l'amministrazione centrale sia disponibile ad attuarla, di renderla ciclabile nel weekend da maggio a settembre, perché questo sono circa 3 km di strada in mezzo al Parco Sud, permetterebbe una connessione della città in forma ciclabile praticamente quasi dal centro in una forma protetta. Analogamente, che è sempre dentro il programma, in quell'asse lì c'è un problema viabilistico legato alla connessione del borgo di Chiaravalle, che appunto è un gioiello, ma soffre per gli abitanti che ha, ma anche per appunto il tema viabilistico, la possibilità di connettersi dalla via Ripamonti a Chiaravalle in tutti e due i sensi di marcia, perché questo permetterebbe una permeabilità anche veicolare tra est ed ovest. E sono due progetti che noi stiamo portando avanti insieme, proprio perché anche la visione che abbiamo nelle proposte e nelle delibere che facciamo è una visione che tendenzialmente vuole guardare in maniera ampia le varie zone, non focalizzarci su un punticino, risolvere quella questione lì e lasciando tutto intorno con le problematiche. Questo è un po' l'obiettivo che abbiamo su tutti i temi, e magari qualcun altro poi ve lo racconto durante la trasmissione. E, diciamo, la questione autonomia nella gestione del municipio. Da presidente c'è effettivamente la sensazione in realtà di ritrovarsi a gestire come una proloco, o è qualcosa di c'è del movimento appunto per agire effettivamente? Sono dei margini? Ma io credo che io valorizzo le pro loco, nel senso che tutti e due aspetti secondo me sono fondamentali. Per me pro loco vuol dire valorizzare e avere a cuore il proprio territorio. Questo lo si può fare in tanti modi diversi, che vuol dire appunto impegnarsi su tutte le deleghe che sulla carta sono scritte nell'ambito dei regolamenti dei municipi, per cui il verde, la sicurezza, la viabilità, il sociale, il culturale, lo sportivo, sono tutti temi in cui tutti, il municipio e anche noi come municipio siamo fortemente impegnati. Questo vuol dire organizzare eventi, ma organizzare eventi che appunto valorizzino il territorio. Uno che partirà a brevissimo, che prende spunto su una grande evoluzione che ha avuto la città, il tema del design, per cui avremo la prossima settimana, la settimana del design. Noi per il secondo anno ci siamo inventati questa formula del design più sensibile, per cui abbiamo caratterizzato alcune aree del nostro territorio, nello specifico l'area di appunto Stadera, Grattosoglio, cioè l'asse di via Montegani e non solo, con un parco bellissimo che è lì di fianco, realizzando eventi, prendendo spunto appunto dal tema del design, caratterizzandoli su cosa vuol dire sostenibilità e sensibilità su alcuni temi sociali. Questo perché? Perché dobbiamo scimmiottare una cosa che va? No, perché riteniamo che valorizzare il territorio vuol dire anche far vivere a quei cittadini del territorio opportunità che hanno sicuramente la possibilità di vedere in via Tortona piuttosto che in quegli ambiti che la città ha sviluppato, ma che è giusto che anche nei loro territori abbiano la possibilità di apprezzare cose che peraltro ci sono tutto l'anno, no? Noi abbiamo un'installazione luminosa nella Chiesa Rossa di Dan Flamin, che è un noto, queste luci dentro la chiesa fatte apposta, che sono lì tutto l'anno, e in questo percorso vogliamo valorizzarle perché i cittadini del territorio le
le sentano sempre più proprie, ma che anche da altre parti della città possano venire a apprezzare le bellezze che ci sono. Abbiamo un bellissimo parco lì vicino, Parco Chiesa Rossa, che è stato uno dei grandi nostri impegni in questi 2 anni e mezzo di mandato, per riqualificarlo, perché aveva una serie di problematiche, per cui sul tema della sicurezza siamo intervenuti anche grazie alla strettissima collaborazione che c'è di tutti i presidi territoriali della Polizia di Stato e dei Carabinieri, ma quello non basta, perché sappiamo che per far vivere i posti poi bisogna viverli. E allora anche lì abbiamo messo un'area giochi, è partito in maniera anche con la disponibilità dei frati che ci sono in quell'ambito. C'è una bellissima chiesa che si chiama Santa Maria alla Fonte, in Chiesa Rossa romanica, dove ci sono dentro 4 frati che si sono implicati anche con noi. Stiamo facendo tutta una serie di attività. Annuncio che domenica ci sarà un ultimo appuntamento che tiene conto di quel livello proloquo, ma che vuole dare cultura. Abbiamo fatto un percorso di 3 serate sulla Divina Commedia, Inferno, Purgatorio e Paradiso. Ci sarà domenica 7, perché quell'ambito lì potesse esprimere cultura e valorizzazione del territorio. Visto che il calendario milanese è praticamente un susseguirsi di settimane focalizzate su qualcosa, abbiamo menzionato la Design Week che appunto si aprirà lunedì, le altre, quindi la Fashion Week, c'è anche la settimana dedicata all'arte che peraltro insomma è questa che poi dà l'avvio alla Design Week, effettivamente sono tutte ugualmente sentite in ogni municipio, quindi lei ritiene che il Municipio 5 ad esempio mi ha detto che comunque la Design Week è in qualche modo sentita e quindi cercate chiaramente di essere partecipi. Le altre allo stesso modo riescono Molto, ma molto meno. meno, nel senso che anche noi, sia per le forze di impegno e anche per le risorse economiche che possiamo destinare a queste iniziative, evidentemente facciamo un passo alla volta. Dicevo prima del design, ci abbiamo creduto, abbiamo voluto, l'abbiamo sostenuto anche economicamente il primo anno e quest'anno, però da subito ci stiamo impegnando perché l'anno prossimo possa avere un avvio, camminare con le sue gambe, diventare un punto sistematico sul territorio. Gli altri appuntamenti della città sono a volte caratterizzati anche in quelle che ormai uso chiamarle geograficamente periferie, questo più per volontà degli assessori centrali, se hanno appunto da caratterizzare degli eventi proposti appunto anche in alcuni ambiti che non siano il centro, ecco, in questo senso. Noi su tante altre cose, per esempio un altro degli obiettivi che noi ci siamo prefissati, perché è una mission che abbiamo anche come municipio, è quello di avere a cuore la sicurezza, il contrasto al degrado dei nostri territori, per cui abbiamo fatto anche tutta una serie di azioni dirette e indirette perché certi luoghi ritornassero a essere visibili. Abbiamo fatto tutta una serie di sgomberi di situazioni particolarmente complicate. Ci rendiamo conto che poi appunto, come dicevo prima, quei luoghi lì liberati bisogna viverli. E allora è in questa visione che, per esempio, tutto il mondo dell'associazionismo a tutti i livelli è per noi un partner fondamentale nella possibilità di collaborare in sinergia. Questo lo facciamo per esempio sullo sport con tutta una serie di eventi, ma anche con un evento molto significativo che anche quest'anno raggiungerà la sua terza edizione, che è la festa dello sport che faremo in Darsena, perché noi abbiamo uno spicchiettino Potete vantare molto questo ridotto della Darsena, però diciamo che il confine progetto. arriva lì, e per cui portiamo lo sport anche lì, perché è una cosa secondo noi molto importante.
Visto che dobbiamo dare voce ai cittadini, quindi anche in questo caso a quelli del Municipio 5, ci hanno segnalato delle difficoltà nella viabilità a causa dell'allargamento dei marciapiedi su Viale Ripamonti. Ci dice lei perché è successo e se effettivamente queste conseguenze non troppo, che non hanno facilitato la vita, insomma, dei cittadini sono effettive, ci sono. Allora, quella è una situazione che evidentemente adesso siamo solo all'inizio delle criticità, vedremo quando finiscono i Che saranno lavori. felici gli ascoltatori del Esatto. Municipio 5. Allora, la questione nasce da una sentenza legata a un ricorso che è stato fatto da dei cittadini che hanno delle disabilità e per cui hanno giustamente reclamato l'accessibilità sulla linea del 24, nello specifico, che è quella che transita su tutta la via Ripamonti. Per cui la morfologia, diciamo, di quel territorio, come soluzione tecnica, ha dovuto evidentemente adottare degli accorgimenti che andranno a discapito delle macchine. Su quella problematica lì, appunto, si è poi innestato anche un altro intervento, che è quello della possibilità di rendere sostanzialmente preferenziale nel percorso il mezzo pubblico, il 24. Questi appunto sono gli accorgimenti, che sta, le, diciamo, lo sviluppo di quell'azione lì. Criticità secondo noi si manifesteranno anche legato al fatto che senza che noi ne sapessimo nulla, siamo venuti a conoscenza proprio in questi giorni che poi nel progetto ci sarà anche una rimodulazione di alcune fermate, che già ci segnalano i cittadini, creeranno qualche problema. Per il resto, appunto, ripeto, è una contingenza legata a un'esigenza reale che è quella dell'accessibilità, che ha dovuto, per forza di cose, il tema della Ripamonti, però è un tema che si trascina da anni ormai, perché è stata oggetto già di rifacimento un po' di anni fa, un rifacimento che non ha portato gli esiti sperati. Un anno e mezzo fa è stata riasfaltata tutta e adesso è un groviera uguale, perché si è voluto tamponare in un modo che non era adeguato. Parliamo di, è una nota sicuramente positiva, futura, ce lo auguriamo, scalo di Porta Romana che potrebbe diventare villaggio olimpico qualora Milano fosse la prescelta. Che cosa... Scalo Romana è una bella sfida. Noi abbiamo anche recentemente aspettato l'assessore Guainieri in municipio, che sta facendo un giro ampio per illustrare questo dossier. Innanzitutto devo dire che mi auguro che Milano vinca, che non si tiri l'ennesima monetina per cui ci perdiamo le Olimpiadi come EMA. Esatto. Per cui sarà sicuramente una grande opportunità da un lato, dall'altro appunto Scalo Romana, come nei progetti, dovrebbe diventare villaggio olimpico, con una prospettiva futura a noi sconosciuta, nel senso che nei rapporti che si diceva prima tra amministrazione centrale e municipi, tanti passaggi e su tanti temi rimangono nelle segrete stanze. Questo lo dico per esempio perché su quell'asse lì è stato appena approvato il PGT con queste fantomatiche piazze e porte d'ingresso alla città, di cui tutti, soprattutto il centro-sinistra, anche il municipio, aveva fatto tutta una serie di richieste, su cui noi per esempio ci siamo opposti, perché c'è un grosso punto di domanda, perché quelle piazze sviluppano metri quadri in più, e dire che Piazza Trento, Piazza Labbia Tegrasso abbiano quell'opportunità lì, che cosa vuol dire? Su Piazza Trento possiamo supporlo, avendo lo scalo romano vicino,
che tipo di costruzione si potrebbero generare su Piazza Abbiategrasso, un po' meno, però diciamo che è un tema, il tema urbanistico complessivamente, poi sulla zona, che è un altro degli aspetti che come municipio stiamo seguendo particolarmente, perché lì per esempio su tanti interventi la battaglia che noi stiamo facendo è quella di caratterizzare gli oneri di urbanizzazione, cioè quei soldi che vengono generati dagli interventi per creare servizi sul territorio, perché non vengano incamerati nelle casse del comune per poi essere spesi magari cose che succedono a Grattosoglio, spesi a Niguarda, ecco, per intenderci. A proposito di Grattosoglio, l'ha menzionato lei, chiudiamo la nostra chiacchierata con una nota musicale. Mahmood è stata una ventata di successo anche un po' per voi, perché insomma il fatto che provenga da lì, effettivamente, insomma, che cosa è successo, qualcosa? C'è stato un po' di orgoglio, ha mosso qualcosa? No, sicuramente ha mosso. Devo dire che le conseguenze di questo movimento poi alcune sono anche state scomposte, perché come dire, io dico, gettare fango su un ambito che non merita quel fango, nel senso che appunto è come se si evidenziasse un riscatto da qualcosa che no. Siamo evidentemente contenti della possibilità che dal nostro territorio si esprimano anche queste potenzialità, questo è evidente. Peraltro io tramite voi rinnovo l'invito, perché siamo in parola, perché giustamente come istituzione anche del territorio abbiamo fatto una targa per lui da dargli, vorremmo consegnare, oltre essere stato col sindaco a fare quella serata, anche il suo territorio lo sta aspettando, perché comunque insomma è stato un valore che è riconosciuto. Speriamo che un passaparola giunga alle orecchie di Mahmood e magari insomma verrà a ritirare questa targa. Allora, noi siamo alla fine della nostra chiacchierata, io ringrazio il presidente del municipio 5 Alessandro Bramati per essere stato con noi. Grazie a te, ci diamo del tuo. Assolutamente. E a tutti. In bocca al lupo per questi prossimi, perché lei ci ha detto che insomma sono delle tappe importanti, ancora progetti in divenire, quindi ci auguriamo che vadano in porto. E noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo anche che l'appuntamento con Speciale Municipi tornerà lunedì e avremo ospite il presidente del municipio 8. Grazie ancora per averci seguito e una buona serata. Buona serata.